Ciao, bentornato sul canale, io sono Pasquale. Oggi andiamo ad iniziare un appuntamento che a questo punto diventerà mensile perché ho cominciato ad entrare nel mercato e per cui voglio fare anch'io una specie di vlog ogni mese per tenerti informato e aggiornato su quello che è il progredire dei miei investimenti. Ci sono alcune cose da dire prima di iniziare. La prima è che ai tre ETF che ho inserito, come avevo già specificato nella mia strategia a lungo termine, sto andando anche a inserire mese dopo mese alcune azioni, alcune quote azionarie di diverse aziende che però saranno dei trade a breve o medio termine che serviranno a cercare di andare ad ottenere delle performance migliori di quelle che i tre ETF possono darmi a lungo termine. La scelta che ho fatto deriva semplicemente dal fatto che con i tre ETF nel lungo termine, ovviamente, se il backtesting viene rispettato, dovrei andare a ottenere un rendimento medio annuo del 9%, mentre il mio obiettivo è quello di andare a ottenere, spero, un qualcosa che va fra il 12 e il 15% annuo. Ovviamente questo può accadere, ma può anche non accadere, potrei fare appunto degli errori con i trade a breve e medio termine, per cui andare a guadagnare meno. Però perché ho fatto questa scelta? Perché ovviamente è anche un modo per mettere in pratica quello che ho imparato in demo e metterlo appunto in pratica in reale. Sinceramente questo mese è andata molto bene, però non è tutta farina del mio sacco perché, come hai potuto vedere se segui i mercati sono andati a sovraperformare anche in presenza di notizie che erano prevalentemente negativissime, per cui un po' sarà magari 15-20% farina del mio sacco, un 80% invece sarà sicuramente fortuna. Però ovviamente questo mi aiuta ad incrementare i miei profitti, a incrementare quello che poi è il mio obiettivo di lungo termine, per cui non è che butto la roba nella spazzatura. Prendo tutto, metto in tasca e me lo porto dietro. Ovviamente prima di iniziare ti ricordo che un'ottima fonte di attività fisica è quella di iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace e magari se vuoi sostenermi anche su Patreon. In ogni caso, puoi andare anche a condividere questo video con le persone a cui pensi possa essere utile. Per cui, al VTI, TLT e GLD, questo mese ho fatto dei trade che adesso andiamo a vedere al computer. Andiamo anche a vedere come sono andati a performare e come sono andato io a performare questo mese sul mercato. Ovviamente, ho cercato di tenere una certa tipologia di discrezione anche nella scelta delle azioni, cercando di non scegliere azioni troppo volatili. E cercando di prendere a un pezzo limite che mi ero prefissato in maniera tale che il profitto, se ci fosse stato, fosse andato ad essere piuttosto, diciamo, cospicuo per quello che mi riguarda. Questi trade li ho aperti quando ho aperto il portafoglio a metà aprile e li ho chiusi questa mattina, 1º maggio, per cui li ho tenuti fino al 30 di aprile. Da oggi cercherò di fare screening per quello che sarà il portafoglio di maggio, che non è detto che ne contenga di più, di meno, che ne vada a contenere del tutto o che siano le stesse o differenti. Per cui è un qualcosa che farò mese dopo mese. Basta annoiarti, andiamo a computer, andiamo a vedere come ha performato il portafoglio questo mese. Bene, eccoci su eToro, questa ovviamente è la schermata iniziale. Come puoi vedere, il mio patrimonio in questo momento è di 1457 dollari circa, c'ho un profitto di 31 dollari 80 più o meno. Ho investito 1338 dollari e ne ho 87, quasi 88 disponibili. Ovviamente questi che andranno ad essere disinvestiti adesso, una parte andranno per il piano di accumulo e una parte invece per l'investimento delle altre azioni che andrò a scegliere. Per cui, come vedi, questo mese sono andato a tradare su Google, Disney, Microsoft, Facebook. Ho anche aperto una posizione in Bitcoin e in Coca-Cola. Perché ho fatto queste scelte? Beh, Google, Disney, Microsoft e Coca-Cola sono aziende piuttosto conosciute, mentre il Bitcoin c'è l'halving a metà mese di maggio, ho voluto aprire una posizione un pochino prima. Google, Disney e andranno ad essere eliminate sicuramente, insieme a Facebook andranno ad essere eliminate da questo portafoglio, mentre Microsoft e Coca-Cola, che sono due aziende che mi piacciono tantissimo, saranno parte integrante nel mio portafoglio di lungo termine, anche loro con un piano di accumulo, però andranno sempre a far parte della quota parte dell'azionario, per cui se la mia quota parte di azionario in questo portafoglio sarà il 50%, faranno parte di VTI, per cui faranno parte del totale del mio portafoglio.
Questo mese sono andato a performare con un 0,96%, il mio obiettivo era arrivare almeno all'1%, ci sono arrivato. Ovviamente, se puoi vedere dalle statistiche, prima che iniziassi a imparare bene come fare le cose, era andato male. Questo mese è andata discretamente bene. Nel mio portafoglio ovviamente non ci sarà più, spero non ci sia più questo picco verso il basso, ma cercherò appunto di andare a fare delle operazioni che siano sensate nel tempo, per cui come vedi questo mese è andata piuttosto bene e spero di andare a tenerti informato su tutte le gli investimenti che andrò a fare e che saranno aggiunti ai tre ETF, a Coca-Cola e Microsoft, che saranno il mio portafoglio a lungo termine. Come vedi sono andato a performare piuttosto bene, Google mi ha dato un 8,94%, Disney un 8,48%, VTI è andato benissimo un 6,15%, Microsoft anche, mentre i bond a lungo termine in questo periodo sono andati leggermente a perdere. E ti faccio vedere quante operazioni ho aperto sui vari ETF, per cui andiamo a vedere il VTI adesso. Come vedi ci sono tre operazioni aperte, ho fatto tre piccoli mini pack, ne farò un altro adesso a inizio maggio. Adesso andiamo a vedere il gold, il TLT, sono aperte 4 operazioni, ho cercato di migliorare il prezzo al ribasso, oggi ne aprirò un'altra sicuramente perché ho visto che all'apertura è a $166, magari sarà più cospicua, e infine il gold ce ne sono solo 2. Cercherò anche questo mese di andare a rispettare le 3 percentuali che mi ero dato, per cui 50% dell'azionario VTI più adesso Microsoft e Coca-Cola, 50% di TLT e un 45% di TLT e un 5% di gold. Ti chiedo ovviamente se hai voglia di venirmi a seguire anche su eToro, anche solo come follower, per seguire come procedono i miei investimenti. Se invece vuoi iscriverti alla piattaforma, ti lascio il link affiliato qui sotto, dove puoi iscriverti e puoi andare a fare pratica col conto demo. Ti danno $100,000 per iniziare, io non l'ho mai visto neanche in fotografia, per cui sono molto contento di utilizzarli almeno in demo. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!